Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo a Magicland, c'è anche il raduno mio e di Giacomo, quindi il raduno Pax & Fun & Jack. Magicland è stata gentilissima, oggi faremo anche l'aperitivo offerto dal parco. Abbiamo anche il Magic Pass e tanto anche di autorizzazione per fare i POV, quindi oggi grandissimo video. Sono venuto qua ormai 2 anni fa all'inizio di quando ha cambiato proprietà. Era un po' in soft opening, quindi ho visto ben poco, però quello che sto già vedendo adesso, a distanza ormai 2 anni, vedo la Main Street completamente ricolorata e anche un pochino di novità che ci aspetteranno durante la giornata. Quindi prontissimi subito per fare Shock, che è un launch coaster. Non mi ricordo i dettagli tecnici, la velocità, quanto fa. Sappiate che è, secondo me, bellissimo. La vettura mi ricorda molto Rip Ride, che c'è Alpha Adventure, e quindi sei molto esposto, sei legato poco sostanzialmente. Abbiamo appunto autorizzazione per fare il POV, quindi adesso POV. Molto che parte subito, eh? Sì! Wow! Una botta di airtime, attrazione! Molto molto bello Shock, è veramente una cosa che dovete fare assolutamente se vi piacciono i launch coaster. Poi questo è basato tantissimo sull'airtime, quindi ci sono almeno 3 punti con un airtime molto molto intenso. Mi vedete senza mascherina perché all'aperto, se ci sono le distanze, non è necessaria, però poi nei posti al chiuso e in fila ovviamente è obbligatoria. Stiamo parlando della parte destra del parco, dove c'è ad esempio alle mie spalle il boccon divino e lo stanno completamente ricolorando, ritematizzando. Mi piace, sto già vedendo tantissime cose e io sono molto per mantenere l'esistente molto molto allo stato originale, e questa è una cosa che a me piace molto. Mi ha fatto Time Machine, carino, bello la fila d'ingresso. Non vi spoilerò troppo, è con un visore. Io soffro molto di motion sickness, però questo è abbastanza godibile. C'è qualche problemino di audio, però diciamo che per bambini piccoli, secondo me, molto molto azzeccata come attrazione. Sì, sono le mani. Bella l'area tematizzata tantissimo, forse l'attrazione non tantissima, c'è una parte indoor, ci si bagna il giusto, quindi dobbiamo attendere di fare Yucatan per bagnarci tantissimo. Comunque tutta questa area denominata giungla, piena zeppa, appunto di palme, una bellissima tematizzazione da questo punto di vista. Per un sacco di piccoli giochi, immaginate i flat ride tecnicamente per i bambini più piccoli. Questa è un'area che a me piace tantissimo perché è semplice ma di puro effetto. Abbiamo fatto le tazze. Jack, come sono le tazze, visto che non le avevi mai fatte? Forte olandese, non l'ho mai fatto, era una delle pochissime cose che l'ho mai fatto qua. È forte, un main train molto family. Bello, mi è piaciuto. Ovviamente la tematizzazione andrebbe un attimino ritoccata, però c'è la tematizzazione, quindi spero che questa parte sia a breve rinnovata, perché veramente merita. Bello Cagliostro, peccato che è tutto al buio, quindi non capisci zero di quello che succede, però è uno spinner coaster abbastanza tradizionale, però il fatto che sia tutto al buio lo rende comunque sempre, sempre interessante.
Abbiamo visto il filmato nel planetario, che è una parte dell'esperienza di Cosmo Academy che si spera arriverà l'anno prossimo, molto molto bello, però il consiglio è quello di sedervi molto in alto nel cinema, perché speravo che si inclinassero le sedute, ma non è stato così, però il planetario molto molto grande, molto bello, bravi bravi. Adesso, se non succede la fine del mondo, facciamo qualche altra attrazione. Ma in questa attrazione ci si bagna? No, volevo fare una ripresa che non ha fatto nessuno. Aspetta, fammi vedere quale. Fatta, secondo te va bene? Sì, bravo. Allora, stavamo facendo le rapide, perché visto che sta per piovere sopra, abbiamo deciso di fare un'attrazione dove teoricamente in questa attrazione ci si bagna? No, siamo già bagnati. Ok, infatti. Stiamo bagnando gradualmente. Ok, vabbè, metteremo qua sotto i sottotitoli. Allora, io ho visto delle persone scendere che erano fradice. Spero che non sia stata questa attrazione, ma Yucatan. Mi raccomando, Davide, io mi fido di te. Jack, tranquillo, in questa attrazione non ci si bagna. Però sai com'è? Sta piovendo, c'è un vento della Madonna. Se ci bagniamo è un problema, ecco. Ragazzi, in questa attrazione ci si bagna? No! Oh. Ah, ok, grazie. Mi sono bagnato solo io praticamente, sono solo io zuppo da far schifo. Giacomo, oh. Quindi ti ho consigliato giusto, il posto era giusto, no? Sì, 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 guarda. Ok. Questa è la maglia, è fatta così, eh. No, no, è fatta così. L'effetto ottico. Sì, sì. Visto che siamo già bagnati marci per le rapide, siamo venuti a fare Yucatan. Così, problemi non ne abbiamo, ci bagniamo subito per tutto e siamo a posto. Ragazzi, buongiorno e bentornati in questo nuovo video come fare indigestione a Magicland. Ma per ottimizzare le cose, invece di fare queste attrazioni acquatiche mentre sta gocciolando, quindi bagnarci per bagnarci. Tanto poi il taglio striscia la carta e ci paga per tutti l'asciugone, quello dove entri, tipo... Porco Gino! Vabbè, tanto piove, cioè. Dopo esserci asciugati appena appena, appunto dopo Yucatan, siamo venuti qua a fare Mistica, che è la Freefall Tower più alta d'Italia, 72 metri mi pare, anche se è pneumatica, quindi non fai proprio 72 metri di caduta libera, però comunque da là in alto c'è sicuramente una bellissima vista del parco. Il buon vecchio Jack sta attrezzando con tutti i POV, io non, sinceramente non c'ho voglia perché sono qua tutto bagnato, e quindi andate a vedere il suo, andate a vedere il suo nel suo canale. Quanto sta ferma? Oh. 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 Bella, bella, bella. Ho detto una cosa sbagliata prima. Non ha i freni pneumatici, quindi, però comunque l'altezza non la fa tutta. Ma non so, sarà che è tanto in alto, però tanta roba. Bello perché poi là in alto stai un po', quindi puoi un attimino così ambientare, guardare un po' il panorama. Io consiglio il lato di là dove guardi il parco. Però bello, 72 metri di altezza è anche un buon punto d'osservazione. Bastante, è bellissima. Stai facendo il backstage del mio vlog. Che bello Antica, ragazzi, se considerate che è aperto 10 anni fa, tanta tanta roba, ovviamente fuori da sistemare, dentro magari la luminosità dei proiettori, però io mi sono divertito, attrazione fantastica, super immersiva e super tematizzata. Ragazzi, questa è un'attrazione dove praticamente potete scavare con quelle mini ruspe, ma secondo me l'attrazione non è tanto per chi sale e effettivamente scava, ma è per l'umarel che è in voi
e vuole mettersi qua come Giacomo in questo momento con le mani dietro, dire no no guarda scava, scava meglio lì che sei... su lì. E soltanto le leggende lo possono abitare. In fondo, leggenda e realtà sono una cosa sola per chi ha ancora il coraggio di sognare. Per questo, coraggio, fate attenzione. Nelle notti d'estate, chi si avvicina alle sue acque si narra possa udire delle voci. Ragazzi, che dire, a me è piaciuto lo show, mi sono un po' emozionato perché era tanto tempo che non vedevo uno show serale a bordo, diciamo, a bordo lago, quindi che viene fatto su un lago, e poi mi sono emozionato, queste piccole gioie ci volevano. Comunque lo show è bello, mi è piaciuto, poi un sacco di nomi importanti dello show degli anni addietro. Che dire, è stato bellissimo, un bel raduno, ringrazio tantissimo lo staff del parco perché sono stati gentilissimi con noi oggi, veramente un'emozione forte. E noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video e che dire, venite a Magicland perché noi ci siamo divertiti e quindi ne vale veramente la pena. Alla prossima, ciao ragazzi! Gino. Vabbè, tanto piove, cioè!